Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Johnny 8. Si continua la carriera del nostro Cingomma in Formula 1, ragazzi, per portare la Ferrari ai fausti di un tempo. Quindi andiamo, ragazzi. Dobbiamo fare la prima gara in Australia, in quel di Melbourne. In quel di Melbourne, ragazzi. Ok, è di fondamentale importanza per tutte le scuderie F1 continuare a sviluppare la propria monoposto. Qua possiamo utilizzare i punti guadagnati. Migliorando strutture sarà in grado di sviluppare più di una parte contemporaneamente. Ok. Ok, ricerca e sviluppo. Abbiamo proprio l'albero dell'abilità, ragazzi. Telaio, aerodinamica, resistenza, motopropulsore. Motopropulsore. Qua abbiamo sistema di accensione. Ci sviluppiamo il sistema Un sistema di accensione migliorato controlla l'antitempistica delle candele in maniera più efficiente e quindi imprime maggior potenza al motore. Ottimo, ottimo, ottimo. Sviluppiamoci questa qua. Sviluppiamoci questa qua al momento. Al momento non abbiamo punti qua. E quindi avanziamo con il tempo, ragazzi. Andiamo alla presentazione della nostra vettura, ragazzi, la nostra nuova vettura del Cavallino Rosso. Guardate che spettacolo. Con il numero 21 impresso sopra, ragazzi. Volevo mettere l'8, ma non era disponibile, ragazzi. Ok, avanziamo ancora. I nuovi pezzi sono arrivati dalla fabbrica senza problemi. Verranno montati sulla macchina in tempo per la prossima sessione. Ok, è arrivato il potenziamento del nostro motore, ragazzi, e assegnazione gomme. La scuderia ti metterà a disposizione un equipaggiamento gomme consigliato all'inizio di ogni weekend di gara. Puoi cambiare liberamente l'equipaggiamento gomme preimpostato e includere ulteriori mescole che si accordino al tuo stile di guida. Io preferisco gomme morbide. Invece qua abbiamo medie. Ok, soft, 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 soft e dure, 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 dure. Super morbide non ci sono, ok. Io farei tutte gomme morbide, sapete che c'è, ragazzi, e lascerei per la gara le gomme medie. Gomme medie obbligatorie per le regole di gara, ragazzi, per le regole di gara. Ma portiamoci anche un treno morbido, vai. E andiamo, andiamo, andiamo. Ok, qua siamo nel nostro ufficio. Guardiamoci intorno, andiamo a vedere. Io direi di avanzare alle prove libere, ragazzi. Qua avevamo già impostato tutto, ovviamente. Avevamo elevato anche il riposizionamento, che era veramente fastidioso. Direi di partire con le prove libera 1, ragazzi. Weekend di gara inizia dal giovedì. Bene, il nostro briefing è concluso.
So che siamo parecchio impegnati per i preparativi, ma Will Buxton vuole a tutti i costi intervistarti prima che tu scenda in pista. Non preoccuparti, è un tipo simpatico. Eccolo, è laggiù. Gli incontri con la stampa sono importanti per varie ragioni. Ti aiutano a costruire il profilo del tuo brand e non dimentichiamoci di motivare anche la squadra. Il morale alto è fondamentale per un team. Ovviamente. Will, noi siamo pronti. Scusa per l'attesa. Tranquillo, non c'è fretta, abbiamo tempo. Ascoltami, tra 5 minuti iniziano le prove libere. Posso darti un paio di minuti al massimo. Vanno bene per te? Va bene, ci basta, noi avanza, non siamo pronti. Ora possiamo cominciare. Siamo ormai abituati alle new entry nel mondo della Formula 1 ogni anno, ma in questa stagione è arrivato un giovane talento che ha destato più interesse del solito. Una carriera rimasta sempre in sordina, ma caratterizzata da una rapida scalata, dai kart fino alla F2. Ora però è arrivato il momento di uscire allo scoperto. I riflettori sono sempre accesi, i fan sugli spalti non hanno occhi per nessun altro se non che per i piloti. Questa è la Formula 1. È arrivato il momento di conoscere meglio questo pilota. Ciao ragazzi, sono Cingomma. Allora, parlaci un po' di te. Cosa ti emoziona di più riguardo l'essere qui in Formula 1? Senza dubbio, la competizione, ragazzi. Dopo i tuoi successi, sicuramente qualche scuderia ti avrà fatto la corte. Cosa ti ha portato a firmare per il tuo team attuale? Non saprei, ragazzi, io direi sull'affidabilità. Quali sono le tue previsioni per la stagione? Prevedi di fare soltanto qualche punto o credi di avere delle possibilità per il titolo? Non saprei, io prevedevo di portare la Ferrari molto in alto, sinceramente. Diciamo che per questa stagione l'obiettivo è fare punti, ambisco a fare un podium, magari anche due, vincerò il campionato quest'anno, è un'auto fantastica, di certo la bravura non mi manca, no, troppo sborona. Facciamo punti, vai. Ti ringrazio, so che non vedi l'ora di scendere in pista, ti auguro buona fortuna. Per il momento manteniamoci in gomma su un livello di umiltà abbastanza alto. Riguardo alla pista, la prima gara della stagione è sempre molto difficile per noi e anche per tutta la Factory. È la prima volta che la vettura corre dai test invernali. Più è costante il chilometraggio in queste sessioni, più siamo felici. Ok. Nello spietato mondo della Formula 1, le prove libere sono una componente fondamentale di qualsiasi weekend di Gran Premio. Nel corso della tua carriera in F1 potrai utilizzare queste sessioni per completare i programmi delle prove. Queste ti aiuteranno a prendere dimestichezza con il tracciato e ottenere punti che potranno essere utilizzati nello sviluppo della vettura. Inoltre potrai regolare l'assetto della tua auto nel corso di queste sessioni per cercare di guadagnare qualche frazione di secondo extra. I regolamenti indicano che dopo ogni sessione di prove libere dovrai restituire 2 treni di gomme da asciutto assegnati per il weekend. Quindi cerca di sfruttarle il più possibile. Ok. Strategia di gara. Ritmo di qualifica. Giro secco, qualifica, giro secco, ragazzi. Tentativo unico. Volevo vedere se trovavo gli obiettivi, appunto. Quando ne avrai l'opportunità, assicurati di eseguire qualche programma di prova. Non devi completarli tutti in una sola sessione, ma raccogliere dati migliora la strategia di gara e lo sviluppo della vettura. Cambio di prova, cambio evento. Ok, andiamo. Andiamo in pista, ragazzi, andiamo in pista senza perdere tempo. Si va. È la nostra Ferrari, ragazzi, la prima volta che ci vediamo la Ferrari, ragazzi.
Vediamo cosa ne tira fuori il nostro Johnny Cingom. Bene, voglio solamente ricordarti di tenere d'occhio la temperatura delle gomme. Puoi monitorarla dal DMF. Noi registriamo la temperatura della gomma interna e della superficie esterna. Otterrai delle prestazioni ottimali quando sono entrambe alla giusta temperatura. La temperatura superficiale tende a fluttuare più rapidamente, quindi effettua qualche giro guardando i dati per prenderci la mano. Ok, dovrebbe essere questo, ragazzi. Giro veloce di botta su 1.28, vediamo quanto riusciamo a fare noi, ragazzi. Per capire un po' anche poi i tempi da affrontare in qualifica. Siamo un po' a rilento, ragazzi, siamo un po' a rilento rispetto a Bottas. Abbiamo tempo qua in questa curva. Ottimo qua, ragazzi, ottimo. Migliora il suo tempo, Bottas. Anche questa curva ci fa perdere abbastanza tempo. Vediamo un po'. Ok, glielo polverizziamo, ragazzi, a Bottas. Ah, brutta storia, Fingo. Qua si dovrebbe fare senza frenare, per il momento non sono riuscito ancora a trovare la traiettoria giusta, ragazzi. Nonostante sia segnata, ma non è poi così semplice. Direi di tornare box, ragazzi, tanto quello che dovevamo vedere l'abbiamo visto. Ok, ci siamo quindi. Scusate, ma mi era crashato tutto sul PC, non so il perché. Comunque va bene. Dicevo, avanziamo alle qualifiche. Tanto ormai Phillip Island la conosciamo benissimo, ragazzi. Abbiamo girato in 1.28, mi pare, prima, e con le gomme dure, quindi direi che adesso
per le qualifiche utilizziamo le gomme morbide, ragazzi. Sicuramente un secondo e mezzo lo guadagniamo con le gomme morbide, forse anche di più. Oserei aumentare ancora un pelino, se si può fare da qua, ancora un pelino. Avevo già avanzato prima, ma non si sa perché. No. Non mi ha fatto avanzare, dicevo, oserei aumentare ancora un pelino la difficoltà, perché sinceramente mi piace combattere un po' di più a me con questi ragazzacci in pista. Non so se si può. Non si può, dovremo farlo dopo forse. Dobbiamo farlo dopo, ragazzi, quando finiamo la gara. Quindi va bene, per il momento andiamo così. Io direi, di fare un assetto bilanciato ancora, che ci piace. La Power Unit, ragazzi, lasciamola al momento stare, cerchiamo di conoscere prima meglio la nostra Ferrari e andiamo appunto con le gomme morbide, ragazzi, con le gomme morbide. Tentativo unico, quindi concentrazione al massimo. Proprio un buon inizio in questo settore, ragazzi, vediamo di recuperare. Andiamo bene il giro, ragazzi, lo chiudiamo bene. 1.24, ragazzi, vediamo se qualcuno... Pole position. Siamo in pole position, ragazzi, lo chiudiamo bene. La gomma morbida ci ha fatto guadagnare 3 o 4 secondi, ragazzi, incredibile. Le qualifiche sono terminate, quindi rivediamo i primi tre. Ah, ok, non c'è poi così tanta differenza, oddio, quasi 7 decimi, ragazzi. Le qualifiche sono finite e ora attendiamo con ansia la gara. Domani commenteremo il Gran Premio in diretta e senza interruzioni. La difficoltà, perché siamo al 55% di difficoltà e al 60% scatterebbe il modalità difficile, direi di andare al 60%, così magari... È un po' più combattuta, ragazzi, è un po' più combattuta, così simuliamo un po' anche la difficoltà della Ferrari quest'anno e insomma da qualche anno. Ma ora, silenzio, c'è la signorina che ci vuole intervistare, ragazzi. Direi che ti sei comportato bene in qualifica. È un sollievo partire davanti? Certo, certo, sono felice di aver soddisfatto la scuderia, ragazzi, di aver soddisfatto il cavallino. Stai conservando la macchina per i prossimi giorni? Esatto, conosciamo la pista e la macchina è fantastica. Influirà sulla nostra fama questa risposta, non so perché. Ma vabbè, speriamo in positivo e non in negativo, ragazzi. Ma adesso si va alla gara, quella che conta, ragazzi, è quella che conta. Dovrebbe essere al 25%, quindi saranno una... non pochi giri, non pochi giri. Beh, credo. Penso potremmo definirla una buona qualificazione. Dovremmo avere buone possibilità in gara. Certo, siamo primi, ma che dici? Ma che dici? Ciao Johnny, come va? Come ho spiegato nel briefing, la vettura è in stato ottimale. Secondo me abbiamo il ritmo giusto per ottenere un bel risultato. Se riesci a mantenere un buon passo dopo la mischia della prima curva e a stare nei tempi limite quando entri in box, non dovremmo avere problemi. Ma noi la mischia ce la evitiamo in gran parte perché partiamo in pole, ragazzi. Partiamo in pole.
come sempre tieni d'occhio le temperature e i dati sul DMF e premi il pulsante della radio se vuoi che ti aggiorni sul clima, sulle vetture vicine o altre questioni. Bocca al lupo in pista. Ah, quindi Alex è il nostro ragazzo che ci parla al microfono quando siamo in macchina. Ciao Alex. Emma che ci augura buona fortuna in questa sessione, ci aspettiamo tutti degli ottimi risultati. Ok, qua consigli sulla pista che non avevamo letto prima, quindi va bene così ragazzi. Le rivalità hanno un ruolo importante nella carriera di Formula 1. Lanciando il guanto di sfida a un altro pilota, mettete in gioco la vostra reputazione e fama. Occasionalmente ti verranno fatte domande riguardo agli altri piloti e sarà in quel momento che dovrete scegliere le vostre battaglie. Ok, quando si accende la rivalità, praticamente dopo un tot di gare completate verrà dichiarato il vincitore in base al punteggio. E in base a chi vince poi gli vengono dati i punteggi fama, ragazzi, il punteggio fama. Andiamo a vedere. No, esatto, anche qua non si può mettere la difficoltà, ma ormai questa difficoltà, questa gara ce la facciamo così. Ce la facciamo così, ragazzi. Qua abbiamo qualche punticino da spendere. Direi di cercare di stare un pochino, di aumentare man mano gradualmente tutte le cose. Qua abbiamo fondo piatto centrale. Fondo piatto centrale sulla distribuzione del telaio. Sviluppiamocelo, sviluppiamocelo. Offre una distribuzione del peso più simmetrica pur mantenendo la rigidità. Ottimo. Ci acquistiamo quello, aerodinamica, vediamo un po', anche questo ci potrebbe dare un po' più di tenuta in pista, ragazzi, quindi anche questo qua ce lo facciamo. Ottimo, la deportanza è importante e adesso però si va in gara, ragazzi, si va in gara. Ce ne andiamo in gara, ragazzi. Non so quanti giri saranno. Adesso vediamo. Finalmente è arrivato di nuovo quel periodo dell'anno. Inizia una nuova stagione di Formula 1. E andiamo, ragazzi. Le discussioni pre-stagione ora stanno a zero. Facciamo parlare i veri protagonisti di questo sport mentre le auto si allineano per la partenza. Questa stagione inizierà col botto. Benvenuti al Gran Premio d'Australia! Appena a sud del centro finanziario di Melbourne si trova il solo e unico circuito di Albert Park. 5,3 km di strade pubbliche, ovviamente chiuse per il weekend, danno vita a un circuito irregolare con qualche ondulazione. Vi sono 16 curve intorno al lago, oltre a un paio di buone opportunità di sorpasso, in parte grazie alle zone DRS in curva 1 e 3. Eccoci qui con la Formula 1 2020. La corsa al titolo di campione del mondo inizia oggi. Mercedes a caccia del suo settimo titolo costruttori consecutivo. Dovrà vedersela con Ferrari e Red Bull. Valtteri Bottas, quarta posizione, ragazzi. Non è riuscita a trovare il passo giusto lo scorso anno. Sperano in un avvio di stagione migliore questa volta. Mentre le auto con motore Renault vogliono a tutti i costi salire di livello e magari anche salire sul podio. C'è molto di cui Gasly, parlare, ragazzi, con Luca Filippi, eccoci, qui accanto a me. Siamo finalmente rientrati nella cabina di commento e pronti per questa stagione. È bello essere di nuovo qui, speriamo di assistere ad una buona gara oggi. Al momento nessuno sa quanto siano competitive le auto in pista. Le monoposto sono ipoteticamente tutte sullo stesso livello. Soltanto al via vedremo chi riuscirà a portarle al limite e a tagliare il traguardo. Dopo le appassionanti qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla situazione in classifica. In pole position abbiamo la Ferrari e al suo fianco c'è Lewis Hamilton. Grande Jolly Cingomma in pole, ragazzi. Davanti a, subito Bottas, davanti a Lewis. Sebastian Vettel e Albon, Sainz, Norris, Ricciardo ed Esteban Ocon, Perez, Kiat, Lance Stroll e Raikkonen, Gasly, Giovinazzi, Kevin Magnussen e Andiamo. Allora, non mi ricordo, negli altri trasformiamo la pole position in vittoria. Buona fortuna. Si faceva scegliere la strategia di gara. Giri 15, pit stop 1. E
Io selezionerei gomma media e non dura, ragazzi, perché la dura mi piace veramente poco, quindi utilizzerei la prima, questa qua. Al settimo giro, praticamente, quando stiamo completando il nostro settimo giro, si rientrerà ai box, ma tanto il nostro grande Alex ce lo segnalerà via radio. Quindi andiamo, ragazzi, andiamo. Al settimo giro spero di avere già tanto vantaggio. Andiamo, siamo partiti. Lewis subito furioso a prendersi la prima posizione. Sarà una bella sfida con il nostro Lewis Hamilton, ragazzi. Le scintille dalla macchina di Lewis, ragazzi, fantastico. In gomma lo voleva subito infilare, ma non ce l'ha fatta. Vediamo se ci riusciamo qua giù in questa curva veloce. Ci va via però, Edith, ragazzi, ci va via. Stiamo guidando malino per il momento. Bella partenza, proviamo a salire adesso. Andiamoci in gomma che si recupera, dai. Guida bene come in qualifica la macchina, ragazzi. Ottima staccata, ci eravamo avvicinati, ragazzi. Informazioni su Latifi, il problema è così grave da costringerlo al ritiro. Abbiamo molto. Il terzo settore. Da questo giro potrai usare il DRS. Ricorda DRS però che è consentito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Dobbiamo stare al culo qui di Veneto, almeno possiamo utilizzare il DRS. Attenzione, attenzione. Gara gialla intanto. È stato un incidente, ragazzi. Ok, via libera. Ok, DRS, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Lo tocchiamo, scusami Hamilton, scusami, ma di prepotenza mi prendo la prima posizione.
curva è difficile. Ah, brutta storia ragazzi, brutta brutta storia questa qua. Brutta storia veramente. Ci ritroviamo in ottava posizione ragazzi. Ci siamo rigirati purtroppo. Ed è tutto da rifare e mi sa che ormai la vittoria resta solo un sogno purtroppo. Puntiamo perlomeno di arrivare al podio. Noi ci proviamo, noi ci proviamo. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. Abbiamo il nostro compagno di squadra davanti ragazzi, abbiamo Sebastian Vettel che lotta con Norris per la quinta posizione. Ruota ruota con Vettel, abbiamo noi la meglio ragazzi. Tocca a Norris adesso, nel nostro milino ragazzi. Vediamocene di torno così ragazzi. Bella storia. Avanti c'è Verstappen e Albon, ma sono lontanini ragazzi, sono lontanini, per non parlare poi delle due Mercedes lassù che se ne sono andate. Non frena la vettura, non ci frena bene la vettura ragazzi. Andiamo lunghi. Nessun problema alle gomme, continua a mantenerle così. Non so se provate a cambiare. No, di nuovo no. Ho dei grossi problemi di tenuta ragazzi, questa macchina oggi. Tutto da rifare. È tempo di entrare nei box. Completa il giro nel minor tempo possibile.
Andiamo in box, ragazzi, andiamo in box. Andiamo anche le Mercedes in box, ragazzi. Sono ripartite adesso, vediamo i nostri meccanici pronti. Dai ragazzi, veloci, veloci, veloci. Vai, parti. 2 secondi e 8, grandi ragazzi. Un cambio gomme in 2 secondi e 8. Grande Ferrari, ragazzi. Ovviamente abbiamo perso qualche posizione, ma ovviamente perché siamo dentro le box. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa. Il fuoco, ragazzi, adesso gomme medie, che sicuramente all'inizio non saranno granché come tenuta, anzi direi che siano abbastanza scarse, quindi dobbiamo stare attenti, se no facciamo peggio di prima. Sente già la differenza dalle gomme morbide, ragazzi. La dura anche arrivare sul podio per il nostro singomma, non credo che ce la farà. Noi non molliamo però, ragazzi, non molliamo. Sebastian è appena entrato nella corsia dei box. Sosta per Sebastian. Se recuperiamo qualche posizione adesso dal passaggio ai box, ragazzi, vediamo qualche posizione, ce la recuperiamo, ragazzi, forse, vediamo un po'. Il distacco dalla vettura che ti precede, siamo in sesta, 1,7 secondi. Il nostro Vettel che è davanti a noi, appena uscito dai box. Non so quelli davanti se hanno già fatto la sosta, ma io mi sembra proprio di sì. Dopo lo chiediamo al nostro Alex. Intanto mettiamo il mirino verde. Andiamo con DRS, ragazzi, andiamo. Dai, sorti fette. Levati, no? Cerca di superarlo, ok? Il distacco è 5,2 secondi. Monta gomme medie e nuove. Le sue gomme sono state montate 2 giri fa. L'ultimo giro è stato 1 minuto 30,7. Siamo a 5 secondi, ragazzi. E anche lui ha già fatto la sosta box, quindi dovremo guidare forti per recuperarlo. Ma sarà dura, sarà veramente dura con il nostro singomma, ragazzi. Vediamo, 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 mai dire mai. Concentrazione al massimo. Stiamo raggiungendo la vettura di fronte, ma dobbiamo anche tenere d'occhio le gomme. Non faremo un'altra sosta ai box. Distacco dall'auto davanti, 3,8 secondi. Abbiamo recuperato un secondo e qualcosa, ragazzi, non male. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Quindi preciso, quindi non posso neanche aumentare la carburazione per avere più spinta, ragazzi. Davanti, il distacco
distacco dalla vettura davanti è 3,8 secondi. Monta gomme medie e nuove. Le sue gomme sono state montate 3 giri fa. L'ultimo giro è stato 1,29,6. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 1,8 secondi. Il distacco dalla vettura che ti precede è 3,0 secondi. Monta gomme medie e nuove. Le sue gomme sono state montate 3 giri fa. L'ultimo giro è stato 1 minuto 29,6. 1,2 secondi di vantaggio a giro. Forse il podio è a portata, se non facciamo errori, ragazzi, chiudiamo forte. Lo vediamo, è là davanti il podio, ragazzi, è là davanti. Ci siamo quasi e poi sarà bagarre, ragazzi, sarà bagarre. Ottimo, abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. E Albon è fatto, ragazzi, Albon è fatto, abbiamo il podio nel mirino adesso per Verstappen. Andiamo. Andiamo anche il nostro giro più veloce, anzi il giro più veloce da tutti i piloti, ragazzi. Calmo, in gomma, che rischio, eh. Prenditi il podio, grandissimo, ma calmo, perché rischi. Adesso via, ragazzi, via, adesso il podio, lo vogliamo questo podio. Nonostante 2.360 che abbiamo fatto, ragazzi, siamo sul podio al momento. Quando mancano 2 giri e mezzo alla fine. Bottas è troppo lontano, non ce la faremo mai, ragazzi, a recuperarlo. Davanti c'è Bottas, ok, il distacco è 5,7 secondi. A meno che non abbia dei problemi, non lo recupereremo mai. Giri fa. L'ultimo giro è stato 1,28,9. Guadagni quasi 1,4 secondi a giro. Peccato che non ci siano più giri, se no in qualche giro lo potevamo recuperare, ragazzi. Dall'auto davanti 5,5 secondi.
Rischio 360 di nuovo. Non era proprio il momento, ragazzi. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Sei all'ultimo giro. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 7,1 secondi. Abbiamo liquidato 7 secondi a Sebastian Vettel, ragazzi. Non poco, non poco, nonostante i nostri grossi errori, quei 2-3-60 che ci sono costati la prima posizione, ragazzi. Siamo riusciti a recuperare il podio, perlomeno finora, siamo all'ultimo giro. Salvo grossi errori, ce la dovremmo fare almeno ad arrivare sul podio con una grande rimonta comunque di giornici in gomma, ragazzi, giornici in gomma con grande eleganza va a rimontare 5 posizioni, perché ci eravamo trovati in 8ª posizione, ma siamo tornati subito lottando in 3ª, ragazzi, con non poche difficoltà, perché durante la prima rimonta abbiamo avuto un altro 360 perché Cingo spingeva forte, ragazzi, e si è rigirato di nuovo, ma ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, concentrazione al massimo ovviamente, e il risultato che volevamo sta arrivando, ragazzi, ci siamo, ragazzi, siamo sul podio, ragazzi. Bell'inizio di stagione, anche se sì, siamo sul podio, ottimo lavoro, il team si è impegnato tanto per tutto il weekend e questa è la miglior ricompensa possibile. Grandi ragazzi, grande squadra, grandi tutti, ragazzi. Dopo una vittoria combattuta e meritata, un altro fantastico Gran Premio d'Australia giunge al termine. Luca, cosa credi abbia fatto la differenza oggi? Intanto Lewis si prende gli applausi perché è il vincitore indiscusso. Di una guida senza sbavature, una combinazione che ha consentito di ottenere il massimo dagli pneumatici per l'intera gara. I piloti si apprestano a salire sul podio per la cerimonia di premiazione. Quella di oggi è stata una vittoria di squadra, risultato di una prestazione eccellente a tutto campo. Congratulazioni alla Mercedes. Godiamoci il podio, ragazzi, godiamoci il podio. E dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica del Mondiale Piloti. Dopo una prestazione eccezionale, Lewis Hamilton si aggiudica la vetta della classifica piloti. Ora una domanda per te, Luca. Chi è a tuo parere il pilota del giorno? È una scelta difficile, ma nomino il pilota della Ferrari. Ha saputo sfruttare al meglio le gomme senza perdere velocità. Siamo noi, ragazzi, siamo noi. Peccato che però quei due errori ci sono costati cari. Sentiamo le tue impressioni. Oggi è andato tutto alla grande. Avevate una buona strategia per la gara? La squadra ha dato davvero il massimo, anche se... Stai sorprendendo non era molto performante la macchina in quanto a tenuta di strada. Vogliono una grande macchina e una grande squadra. Hai sbandato in qualche occasione, ti mancava aderenza? Non sembrava che la macchina avesse abbastanza deportanza, infatti stiamo sviluppando appunto un nuovo pezzo per la deportanza. Era veramente ballerina in accelerazione, ragazzi, la macchina, era veramente ballerina. Infatti tutti i 2-3-60 sono arrivati all'uscita di una curva quando abbiamo ritirato gas, forse fin troppo gas.
Ma comunque, siamo qua, ragazzi, siamo qua, siamo qua. Il prossimo Gran Premio sarà il circuito del Bahrain, ragazzi, del Bahrain. Ottimo circuito, ragazzi, ottimo circuito. Quindi noi ci diamo appuntamento, come sempre, al prossimo video, con il prossimo Gran Premio. Non perdetevelo, perché Cingomma ha sete di vendetta, sete di vittoria, e vorrà vincere quel Gran Premio, ragazzi, lo vorrà vincere. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, le mie pagine social, che poi vi lascerò anche su nel video di tanto apparire, così non ve le dimenticate, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!